Giovanna Alderisi. Questi eventi ci aiutano anche a capire, a conoscere meglio quali sono le cose che vanno bene negli altri paesi, partendo dal cibo e poi andando a finire. Poi la cosa buona è che non è che il pubblico, anzi, le persone che sono venute non sono soltanto palazzolesi, quelle cattive, sono anche fuori dalla provincia, ho visto, ci sono una gente che è da anni. Buonasera! Con la scusa di vedere anche. Noi siamo in Zoom! Se non l'avete ancora capito, e stasera quindi crediamo che sia molto utile per il turismo proprio dei nostri paesi, ci fa conoscere perché diciamo, non siamo così famosi, ma comunque tramite queste piccole cose speriamo di poter ricordare che ad esempio per i gattini andrà famoso e sarà conosciuto perché sembra delle casbelle. Parleremo di una cosa molto importante. Cioè la salsiccia di Palazzolo. Molto importante. Stasera parleremo di ecologia. La nostra speranza è questa, riuscire signore a far capire alla gente della nostra provincia che bene o male ogni nostro paese ha una sua tradizione. Cioè noi siamo riusciti a fare le crespelle, non invece abbiamo trovato il vino cotto. Tutto è stato anche difficile andare a trovare il vino cotto. Purtroppo sì, al giorno d'oggi l'ecologia non è tanto legata al fattore ambientale. Miele, ma anche al supplemento, queste cose. Va al mare, comunque, va in montagna. Un saluto dalla Prologo. Accendi la televisione. Ciao. Ciao.